Il sito della sepoltura di Gesù, situato nel cuore di Gerusalemme, è da tempo un luogo di pellegrinaggio e di culto, attirando innumerevoli credenti alla ricerca di una connessione con la vita e gli insegnamenti di Gesù Cristo. Ma, di recente, si è verificato un evento di importanza senza precedenti, la riapertura della tomba di Gesù, e ciò che si trova all'interno delle sue mura ha lasciato il mondo in completo shock. Ma cosa è stato scoperto all'interno di queste antiche mura che ha scioccato tutti coloro che lo hanno testimoniato? Si trattava di reliquie antiche di importanza inimmaginabile, indizi di un'antica cospirazione o forse prove di un evento miracoloso che trascende ogni comprensione umana. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare. Entriamo subito nel cuore di uno dei siti più sacri del cristianesimo, la Chiesa del Santo Sepolcro in Israele moderna, un luogo intriso di storia, mistero e controversia. La Chiesa del Santo Sepolcro, un'enclave sacra. Prima di svelare i risultati sbalorditivi, impostiamo la scena. La Chiesa del Santo Sepolcro è un luogo di significato profondo per i cristiani di tutto il mondo, creduto ospitare la tomba di Gesù Cristo stesso. Dopo secoli di decadenza e trascuratezza, la tomba ha subito una tanto necessaria ristrutturazione nell'ottobre 2016. Ma nessuno poteva immaginare cosa li aspettasse sotto quella lastra di marmo antica. Un viaggio attraverso il tempo tracciando le origini. Il Nuovo Testamento fornisce alcune indicazioni sulla posizione della tomba di Gesù, situata vicino al luogo della sua crocifissione. La struttura era intesa per ospitare sia il suo corpo che la croce su cui ha sofferto. Sebbene le dimensioni esatte del sito di sepoltura rimangano incerte, gli storici hanno tracciato le radici della chiesa attuale fino all'imperatore romano Costantino il Grande, che costruì la prima chiesa sul posto nel 326 c.C. La madre di Costantino, Elena, ha giocato un ruolo fondamentale in questa storia, incaricata di localizzare la pietra di Gesù. Lei, insieme al vescovo Macario, si è impegnata in una ricerca che sarebbe entrata nella storia. Con la fede come loro guida, credevano di aver trovato il sito sacro e così fu posta la fondazione della Chiesa del Santo Sepolcro. Avanzando velocemente attraverso i secoli, la Chiesa del Santo Sepolcro ha affrontato numerose ristrutturazioni, con diverse denominazioni cristiane che condividevano la custodia. Tuttavia, in mezzo alla ricerca della conservazione e del rispetto, sono sorte controversie. Una tale controversia intrigante ha coinvolto una scala che è stata appoggiata all'ingresso della chiesa per oltre due secoli, guadagnandosi il soprannome di scala immobile. Sembra che alcune cose siano destinate a rimanere, immobili. Ora, ecco dove le cose iniziano a diventare davvero interessanti. Il compito di restaurare la chiesa del Santo Sepolcro, dopo secoli di trascuratezza, era arduo non solo a causa del decadimento fisico, ma anche a causa della complessa rete di custodia tra diverse fazioni cristiane. Tuttavia, la passione per scoprire la storia ha prevalso ed era finalmente tempo per una pulizia approfondita. Ma i sacerdoti non sapevano che stavano per essere testimoni di una rivelazione straordinaria. Assolutamente, lo sforzo di restauro che ha portato alla rivelazione della tomba di Gesù non è stato un piccolo impegno. Con un budget imponente di 4 milioni di dollari, il progetto mirava a restaurare l'edicola, la struttura sacra all'interno della Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme che ospita il sito di sepoltura venerato. Nel 1555, i monaci francescani decisero di proteggere la tomba di Gesù dai pellegrini egoisti sigillandola con una nuova lastra di marmo, mantenendo il sepolcro sacro intatto per generazioni. Ma cosa si nascondeva sotto quella copertura? La curiosità stava crescendo, preservando il passato. Nel 1947, durante il dominio coloniale britannico, un'impalcatura di ferro fu attentamente posizionata attorno all'edicola di stile ottomano della Chiesa del Santo Sepolcro, perché? Per salvarla dal crollo. Poco sapevano che decenni dopo, questo stesso sito avrebbe assistito a qualcosa di molto più sorprendente. Ma la scienza può davvero rivelare la verità storica nascosta negli eventi biblici? Nel 2016, un audace team di scienziati dell'Università di Atene si è imbarcato in un ambizioso progetto di restauro nella tomba di Gesù. Ma quali segreti avrebbero scoperto sotto gli strati del tempo? La domanda da un milione di dollari che riecheggia nel tempo è se la tomba attuale nella Chiesa del Santo Sepolcro sia davvero il luogo di riposo finale di Gesù. Guerre e disastri naturali nel corso dei secoli hanno lasciato gli storici scettici sull'autenticità del sito, con solo prove fisiche di un paio di crocifissioni romane dall'epoca di Gesù, dubbi circondavano questo luogo sacro. Ora, ecco dove le cose diventano davvero scioccanti,
quindi potreste voler prestare particolare attenzione. Sotto la superficie, scavando la tomba di Gesù con la tecnologia dalla loro parte, il team di scavo del 2016 si è messo in missione per rivelare cosa si nascondesse sotto il suolo sacro. Secoli di complessità storica circondavano questo sito, con strati di storia in attesa di essere svelati. I loro strumenti moderni avrebbero fornito la svolta che cercavano? Il sito dove Elena e Macario dichiararono come la pietra di Gesù aveva una storia intrigante molto prima del cristianesimo, era stato un tempio dedicato agli dei romani Giove o Venere, costruito dall'imperatore Adriano. L'ipotesi dell'archeologo Virgilio Corbo suggeriva una notevole continuità che attraversava i secoli, ma era sufficiente per convalidare le affermazioni? Gli scavi degli anni 70 rivelarono tombe rupestri e resti della chiesa originale di Costantino del 326 d.C., come descritto nella Bibbia. Questi ritrovamenti hanno fornito ulteriore credibilità alla credenza che questo fosse davvero il luogo della tomba di Gesù. In una corsa contro il tempo, il team di Atene si è imbarcato in una missione per restaurare l'esterno dell'edicola. Hanno delicatamente rimosso muffa e danni causati dall'acqua a mano, rinforzando la struttura con viti moderne. La storia sacra della chiesa era in buone mani, ma la rivelazione finale doveva ancora arrivare. In un'emozionante maratona di 60 ore, il team ha lavorato instancabilmente per rimuovere l'antica lastra di marmo. Finalmente, il 25 e 26 ottobre 2016, è successo. Mentre il marmo si sollevava, sospiri di stupore riempivano l'aria, perché ciò che gli scienziati hanno visto sotto li ha lasciati completamente sbalorditi. Volete conoscere il segreto sbalorditivo rivelato all'interno della tomba di Gesù? E mentre gli scienziati scavavano più a fondo nella camera sepolcrale, erano accolti da migliaia di anni di sporco e detriti che si erano accumulati nel tempo. Gli occhi umani non avevano mai prima testimoniato questa profondità nascosta, e potrebbe essere l'ultima volta. Il tempo stava scadendo per questa straordinaria rivelazione. Sotto la lastra di marmo bianco nettamente posata dai monaci francescani nel 1555, hanno trovato un'altra sorpresa antica. Una seconda lastra di marmo di colore grigio. Ma ciò che lo rendeva ancora più sorprendente era ciò che avevano notato sulla superficie. Ma era la bellissima croce incisa nel marmo un residuo del tempo dei crociati o forse prova di un attacco di un conquistatore arabo? Le teorie abbondavano, ma una cosa era chiara: questo non era un ritrovamento ordinario. Ma come potevano determinare la data esatta di questa misteriosa camera? Ah, la ricerca della verità attraverso la scienza. Armati di luminescenza stimolata otticamente, il team si è messo al lavoro per datare il marmo misterioso, ma la pazienza era il nome del gioco. Ci sarebbe voluto quasi un anno perché i risultati emergessero, e quando lo hanno fatto, è stato rivoluzionario. Le prove scientifiche erano dentro e hanno mandato onde d'urto attraverso la comunità archeologica. La lastra di sepoltura e la sua copertura nascosta erano state esposte l'ultima volta durante il IV secolo, lo stesso periodo in cui la prima chiesa del Santo Sepolcro fu eretta da Costantino. L'analisi non si è fermata qui. Il materiale prelevato dalla parete sud della tomba ha ulteriormente sostenuto la datazione delle lastre di marmo e della copertura. Le prove hanno iniziato a costruire una narrazione archeologica che risuonava con la storia della chiesa. I risultati hanno echeggiato lontano e ampio, raggiungendo anche il cuore degli scettici. L'eminente archeologo israeliano Dan Baat, una volta dubbioso sull'autenticità del sito, ora cantava una melodia diversa. Ha affermato: ora non c'è motivo di dubitare della veridicità del sito. Le prove sono troppo convincenti per essere ignorate. Il restauro ha svelato nuovi fatti che hanno per sempre cambiato il modo in cui percepiamo il sito più sacro del cristianesimo. Mentre alcuni possono continuare a dibattere l'autenticità, il luogo sacro detiene un'importanza incrollabile per innumerevoli credenti. Per i veri credenti, nessuna scoperta rivoluzionaria può vacillare la loro fede. Un viaggio a Gerusalemme, abbracciando la profonda storia della città, innumerevoli pellegrini che si rallegrano, benedicendo i loro figli e vivendo le proprie epifanie religiose sono prova sufficiente. La loro fede incrollabile trova risposte non negli scavi, ma nella sacra fede. Mentre concludiamo questo viaggio attraverso il tempo e la fede, ci troviamo a un bivio. L'escavazione del 2016 potrebbe essere un capitolo nella storia, ma segna un viaggio in corso che ha lasciato il segno per sempre, sfidando gli scettici e accendendo la passione dei credenti. La ricerca della verità continua e con ogni scoperta rivoluzionaria, il tessuto della storia si svela, rivelando l'intreccio profondo di scienza e fede. Grazie, alla prossima!